Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, letteratura, quasi tutto legato alla settima arte. Da questo mese, così come il prossimo, fino a dicembre, ho questa collaborazione appunto con la Midnight Factory Channel, quindi il canale streaming della Midnight Factory, che ci propone horror di ogni tipo, oltre a stamparne un bel po' ogni mese. E quindi due film al mese che vi consiglio appunto da vedere sul canale della Midnight Factory Channel. Quindi partiamo subito con questi due film, si chiama Sono chiaramente due horror e sono due film che mi hanno colpito particolarmente. Il primo film di cui vi voglio parlare è un film canadese, statunitense e indipendente, fatto con pochissimi soldi ma molto intrigante, interessante, che riesce a spostare diciamo l'attenzione dello spettatore su vari generi. Un film diretto da Shaw Linden, su sceneggiatura appunto dello stesso del regista, per una storia particolare, una storia che va dall'home invasion in realtà a un certo tipo di storia da serial killer, tutto mescolato attraverso un'ambientazione fantastica, che la trama è quella della famiglia Merzul, che vive da anni in mezzo al bosco, in una casa di campagna completamente isolata appunto dal resto dell'umanità. E i nostri nomi sono praticamente il padre Joseph, interpretato molto bene da Devon Sawa, Anne, la madre, una straordinaria Camille Salvan, e la piccola René, un eccellente Summer Howell. Questa è la famiglia che vive praticamente in questi boschi, perché il padre ha deciso praticamente di non aver più nessun contatto col mondo esterno, se non fosse appunto per il negozio dove i nostri vanno a fare ogni tanto delle compere. Poi che cosa succede? Mentre l'uomo praticamente è nel bosco a insegnare alla piccola come uccidere, scuoiare un animale, si rende conto che probabilmente nelle vicinanze c'è un lupo è molto pericoloso, e quindi decide di dargli la caccia. Mentre la moglie vorrebbe a tutti i costi tornare in realtà in città, anche perché è dubbiosa sul futuro della figlia, che insomma non ha mai avuto la possibilità di scegliere se stare a vivere in isolamento oppure no, e il nostro padre di famiglia decide di andare nel bosco a fare appunto una ricerca per beccare questo lupo. È solo che dopo qualche giorno questo uomo non torna, il marito non torna, e quindi la nostra madre è costretta ad andare appunto a cacciare, è costretta a farsi insegnare dalla figlia come scuoiare un animale, e soprattutto mentre gira per il bosco trova un uomo ferito, tale Lou, interpretato molto bene da Nick Stoll, e che praticamente gli dice di essere stato ferito anche egli da un lupo, e loro se lo portano a casa e lo curano per quanto possono, e poi di lui tutto quello che succederà fino al memorabile finale, perché il finale secondo me è veramente eccezionale. Allora, film molto particolare in realtà, dove un'altra volta la tensione viene costruita sotto vari aspetti. Se all'inizio quello che ci colpisce sono assolutamente appunto le scenografie naturali, totalmente immersive, che ci fanno entrare nella psicologia di un uomo che non vuole assolutamente ritornare alla realtà di una vita normale, ma ci fa anche capire appunto lo scontro con la moglie, che cerca in tutti i modi di andare incontro anche alla piccola, che in realtà il mondo normale non lo ha mai affrontato. Per un film molto particolare, è interessantissima la sequenza in cui la nostra appunto va a chiedere aiuto alla polizia per questo lupo e per il marito scomparso, ma la polizia giustamente gli dice: siete voi che vivete in un posto dove non dovete vivere, e quindi il lupo sta nel suo habitat ed è giusto che sia lì. E poi in tutto questo in realtà poi si aggiunge appunto il personaggio di Lou, che è un personaggio molto ambiguo, per un film che assolutamente merita assolutamente una visione, per chiunque ami un certo tipo di thriller, per chiunque ami un certo tipo di film e che lavorano appunto, come ho detto, su una tensione che è soprattutto quella creata dall'attesa, quella creata appunto dal tempo che passa. Se nel primo atto in realtà ci colpisce alla stragrande appunto l'idea di questa scenografia naturale, l'idea di una musica di Kevin Cronin che riesce a farci entrare ancora di più diciamo in questa situazione, poi piano piano incominciano a essere molto più interessanti, come ho detto, i rapporti interpersonali della famiglia, che verranno spezzati appunto da questo lupo che sembra essere veramente il problema, quando il problema in realtà non è proprio lui. Fantastica poi è la scena del poliziotto che rimane incastrato in una trappola e che cercherà in tutti i modi di essere aiutato, per fino ad arrivare a un finale veramente terrificante, un finale che mostra il sangue, che mostra veramente la violenza in tutta la sua forza, per una vendetta che sembra non avere alcun tipo di via d'uscita. Quindi un film dove si gioca in realtà per la prima mezz'ora in una specie di dramma di una famiglia che si ritrova, come ho detto, all'interno di una situazione che è praticamente quasi invivibile, ma che il nostro padre di famiglia in realtà vuole continuare a portare avanti. Poi nel secondo atto, con l'arrivo di Lou, il film comincia ad ingarbugliarsi fino ad arrivare all'ultimo atto, l'ultima mezz'ora, dove tutto esplode e dove il male insomma diventa veramente qualcosa di incredibilmente vicino ad ogni essere umano, anche
anche quello da cui sembrava essere più lontano possibile. E l'ultima sequenza è veramente cattivissima, crudelissima e anche abbastanza insostenibile per chi ha lo stomaco debole. Quindi in realtà un thriller che funziona proprio attraverso la mancanza del soprannaturale. Quello che fa paura è la natura ferina dell'umanità, quello che fa paura in realtà è l'atmosfera creata benissimo da una fotografia di Greg Nicod che riesce ad accendere questo bosco. E quindi è tutto il primo tempo ha un ritmo lento, un ritmo rarefatto che ci vuole far entrare appunto nella psicologia dei personaggi, e ci riesce attraverso appunto il rapporto per esempio fra il padre e la piccola, che sono molto più vicini di quanto non possono essere con la madre, che è appunto l'unico punto diciamo debole della catena nel vero senso della parola, che sembra essere quella che assolutamente non riuscirebbe mai a uccidere un animale, non riuscirebbe mai a scuoiare un animale, fino ad arrivare a un finale veramente, come ho detto, stordente. Un'opera che funziona senza ombra di dubbio, proprio perché ha delle sequenze al suo interno che sono grandiose, e nel momento in cui il film incomincia a ingranare la marcia, ovvero nel terzo atto, tutto diventa assolutamente interessante, proprio a livello anche di messa in scena, una regia che riesce a giocare e giostrare i piani interni della casa con dei movimenti di macchina notevoli, con l'utilizzo delle panoramiche che è sempre funzionale, ottimi anche gli effetti speciali. È proprio un film che dopo la scoperta di vari cadaveri nel bosco ti lascia sempre più con la sensazione di aver scoperto te più di personaggi in scena, e quindi un'altra volta il sistema della creazione, della tensione hitchcockiana funziona alla stragrande per un film che è veramente un bel film, un film che consiglio a tutti di vedere, perché è un film che insomma riesce a parlare dell'orrore, l'orrore della solitudine, l'orrore del cambiamento, l'orrore anche della perdita, attraverso una condizione di umanità e della mancanza della stessa, che diventa la fase portante di un film, ripeto, che negli ultimi 10 minuti però si regala della roba splatter, roba dell'altro mondo. In conclusione, quindi, un film assolutamente particolare, ripeto, che nonostante rientri in determinati generi, riesce in un certo senso a scardinarli attraverso una messa in scena, come ho detto, ottima. L'idea appunto di questa tredicenne che comunque vive in questo mondo grazie all'egoismo in realtà dei propri genitori, che non riescono a vivere all'esterno e costringono anche la stessa a stare in un inferno che diventerà sempre più tale in realtà con l'avvicinarsi di un inverno sempre più gelido, e i nostri a questo punto dovranno cacciare sempre di più, appunto perché il loro unico modo per poter diciamo sopravvivere è vendere le pellicce. Naturalmente all'interno di tutto questo ci sono alcune suggestioni che possono rimandare al folk horror nel vero senso della parola, a livello di simbolismi, a livello appunto di come vengono trattati i personaggi, ma ripeto, non si va mai sul soprannaturale, si resta sempre coi piedi per terra, e la parte finale fa ancora più paura proprio per questo. Un'opera dove sembra che tutti in realtà nascondano qualcosa, ogni adulto, che non ci sia mai la verità, che siano tutti ingannevoli, e questa idea appunto di questi personaggi che sembra che girino sempre attorno a qualcosa e non puntino veramente il centro è veramente intrigante, ripeto, proprio per la psicologia e proprio per come sono messi nelle inquadrature, che sono sempre geometricamente ben fatte e che hanno, come ho detto, una bella idea proprio di messa in scena, quel piano sequenza sono fantastici, la macchina che segue i nostri nel bosco è veramente utilizzata alla stragrande, e ripeto, la tensione cresce lentamente fino a un colpo di scena finale veramente inaspettato e un epilogo ancora più inaspettato, in un mondo dove appunto il bosco e tutto quello che sembra pericoloso in realtà è silenziosamente semplice spettatore di quella che è la crudeltà umana insita quasi all'interno di ogni essere, per un film veramente incredibile, ripeto, con una cattiveria di fondo micidiale e che mi ha lasciato veramente colpito. Quindi vi consiglio di andare a vedere sul canale Midnight Factor Channel, perché è veramente una piccola bombetta del quale esiste anche un'edizione home video. Il secondo film di Midnight Factory Channel che vi voglio consigliare è un film veramente meraviglioso, secondo me uno dei capolavori del XXI secolo, uno dei più belli horror che sono stati fatti negli ultimi anni, ed è del grandissimo Oz Perkins, figlio di Anthony Perkins, che era appunto l'attore che faceva Norman Bates, fratello di Elvis Perkins, che appunto fa le musiche in questo film, che è February, l'innocenza del male, esordio alla regia di Oz Perkins, che poi farà seguire Gretel e Hansel a questo bellissimo film, e del quale aspettiamo tutti in gloria Long Legs e The Monkey Man, da quello che ho visto, due film che dovrebbero uscire uno a 6 mesi di distanza dall'altro per il grandissimo regista americano. Qui piccola produzione che il nostro cerca di portare avanti dal 2012, ma che riesce in realtà a girare poi nel 2015 per questo horror psicologico assolutamente particolare, demoniaco, con una forza incredibile proprio a livello estetico, oltre che a livello di sostanza, che è completamente innovativa in un certo senso per il genere, e perché il nostro Perkins parla di perdita, parla di solitudine, parla di mancanza, parla di una ricerca di amore che è anche attraverso il dolore
dolore e attraverso appunto la negazione dello stesso amore, e lo fa attraverso dei personaggi veramente fenomenali. Il film poi si svolge in questo prestigioso college cattolico di Bramford, dove due studentesse per motivi completamente diversi si ritrovano a dover passare lì le vacanze invernali. Una, Cat, perché ha circa 14 anni, non riesce più ad avere notizie dei propri genitori, mentre Rose ha comunicato loro una data sbagliata perché ha avuto un grosso problema, insomma, che non vi sto a dire, nel quale c'è di mezzo il ragazzo della stessa. E poi di lì, insomma, la situazione precipita, mentre noi vediamo un montaggio alternato di un'altra ragazza che afferma di chiamarsi Joan, che sembra apparentemente fuggita da un reparto psichiatrico, che trova il passaggio di due persone che sembrerebbero per tutto e tutto praticamente i genitori di Rose. Ma noi lentamente scopriamo che, insomma, Joan non è proprio chi dice di essere, e il tutto poi incomincerà a mescolarsi appunto con la storia di follia e sangue della prima parte. Allora, un film veramente incredibile, ripeto, dove il montaggio alternato dello stesso Oz Perkins funziona veramente alla stragrande, grazie a un utilizzo veramente incredibile di questi interni. E poi la storia che appunto viene narrata a livello alternato di della ragazza in macchina e le nostre dentro e l'istituto incomincia a essere sempre più interessante per come costruisce una tensione che è allarmante sin dall'inizio. Ed è veramente incredibile la discesa all'inferno di Kate, la sua follia, la sua violenza e tutta la scena appunto nella caldaia sono assolutamente incredibile e da ricordare, così come è incredibile da ricordare tutta la parte appunto del viaggio della nostra altra Joan, che riesce in realtà a instaurare un rapporto incredibile con questi due genitori, che in realtà però non sanno chi si sono messi in macchina, per un film assolutamente perfetto, dove un'altra volta il soprannaturale è legato in realtà a ciò a cui crede in realtà una ragazza o forse due, e tutto è trasportato appunto attraverso anche atti di violenza che sono freddissimi. Il grandissimo Oz Perkins qui dirige subito alla stragrande, con dei piano sequenza veramente mirabili, con un'atmosfera meravigliosa, con questo collegio che diventa in realtà parte stessa di un racconto che è quasi di suspiriana memoria. Quindi ci troviamo di sicuro di fronte a un film d'atmosfera con degli squarci splatter enormi e che appunto portano di fronte allo spettatore l'ambiguità dell'essere completamente anticonformista e contrario a determinate regole, e porta all'interno appunto della storia una serie di personaggi che sono psicologicamente veramente lavorati uno meglio dell'altro, con questa narrazione non lineare che riesce a confondere ancora di più lo spettatore, ma a lasciarlo libero anche di un'interpretazione che verso il finale diventa assoluta. E questa scuola vuota e silenziosa diventa una perfetta diciamo location appunto per le paranoie, per le paure e per le certezze e per la mancanza delle stesse delle nostre protagoniste. Meravigliosa tutta la scena appunto del telefono con quella voce roca che riesce subito a metterci in paranoia, per un film che ci indica che il male è sempre presente, solo che siamo noi probabilmente a riuscire a rintracciarlo, in una odissea appunto di queste ragazze che è sempre più ritmata e che arriva praticamente all'ultimo atto e che ci lascia praticamente con il fiato in gola. Veramente un film meraviglioso sotto il punto di vista fotografico, e in questo Julie Kirkwood fa un lavoro veramente fenomenale, proprio perché ci riesce a stringere, ci riesce a chiudere e riesce a utilizzare invece questi grandangoli a farci entrare praticamente nella storia e non lasciarci mai comunque convinti di quello che abbiamo visto. E quindi è un film che con più reiterate visioni diventa sempre più grande e cresce sempre di più. Per me, come ho detto, è un capolavoro del XXI secolo. Oz Perkins dimostra di avere una mano che non ha nessuno o quasi, e riesce a trasportare questa storia demoniaca attraverso lo sguardo appunto di queste ragazze innocenti, che però l'innocenza sembrano averla persa nel momento stesso in cui in realtà decidono di rimanere in questa scuola. Veramente un'opera che stranisce, un'opera straordinaria, una di quelle che lascia aperta per lo spettatore una qualsiasi idea che si vuol fare, ma che in realtà sul finale riesce a chiudersi perfettamente. Grandissima poi quindi la caduta nella follia o nella disperazione della nostra Kate, che è sempre più piegata insomma davanti a questa diciamo caldaia, sempre più piegata di fronte al male. Un film con tanta carne al fuoco che però riesce a cuocere perfettamente. Il regista non lascia niente a caso, e appunto è a quel finale stordente, particolare, con quelle teste mozzate, per un film assoluto, un film dove lo splatter arriva dove deve arrivare, arriva quando deve arrivare, ma che in realtà, ripeto, viene costruito tutto sulle emozioni di questi ragazzi, viene costruito tutto appunto sull'atmosfera e sull'originalità stessa del male e delle conseguenze che lo stesso ha sulle persone. Quindi un film meraviglioso, con un epilogo tra l'altro straordinario, che in realtà è da lacrimoni, un'opera di quelle che lasciano il segno assolutamente, che non verrà mai cancellata dal tempo e che acquisisce ancora di più forza appunto con il tempo che passa, proprio perché ogni giorno che la guardo, ogni volta che la guardo di più, mi sembra che insomma sia sempre più potente, sempre più interessante, sempre più intrigante, sempre più originale. E Oz Perkins riesce a mettere tutto in scena con una macchina da presa che sembra praticamente uscire da un altro tempo, con una costruzione lenta, con una costruzione che però non arriva mai alla noia, perché il tutto è sempre in un certo senso montato alla stragrande, e l'uso dei mezzi cinematografici è veramente altissimo per una
un'opera straordinaria, un'opera veramente che merita di essere vista, vista, vista e rivista, perché è assolutamente imperdibile per tutti quelli che amano il grande cinema al di là dell'horror. Qui siamo di fronte veramente a una pellicola di un altro pianeta, una pellicola che segna il passo sul cinema horror del XXI secolo, e lo fa attraverso un regista, appunto, che oltre a questo, Gretel e Hansel e anche i prossimi Long Legs e Monk e quelli che arriveranno, ha dimostrato di essere praticamente un talento enorme. Non è così facile quando si è il figlio, insomma, di Anthony Perkins, e non è così facile quando si vuole raccontare, appunto, una storia di perdita, una storia di solitudine come questa attraverso il genere. Un genere però che non viene mai smentito, che non viene mai smarrito, perché il film fa una paura cane, come ho detto, è tesissimo nella parte della scuola, piano piano il tutto va sempre più a salire di ritmo, il tutto va sempre più a salire di violenza, e nella parte, diciamo, della macchina, dove la nostra Joan diventerà quello che dovrà diventare, si vede l'inganno, si vede la crudeltà, si vede in un certo senso tutto quello che viene ribaltato, appunto, dalla scuola dentro una fuga che però sembra più una ricerca di un qualcosa che sembra essere perduto. Quindi fatemi un po' voi, per me questo è un film veramente imperdibile. Oz Perkins è un mezzo genio, se non un genietto totale, e questo film February, che era uscito con il titolo originale The Black Coat Doctor, è un'opera assolutamente essenziale, uno dei film horror più belli degli ultimi anni, e che potete trovare, appunto, sul canale della Midnight Factory Channel e nella loro versione home video. Quindi per me, ripeto, un film di quelli che non vanno persi nemmeno per scusa, un capolavoro totale. Ogni mese parlerò di due film della Midnight Factory Channel di qui a dicembre, quindi che dirvi di più? Per me Wolf Hunter è un film assolutamente interessante, è pieno zeppo di idee e con un'atmosfera unica, e February è un capolavoro. Quindi vi aspetto per il prossimo video della Midnight Factory Channel e per il prossimo mese per altri due bei consiglioni, insomma. Un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono male, un abbraccio a mia moglie Eleonora, senza la quale nemmeno questo video sarebbe mai esistito, e un ringraziamento anche alla Midnight Factory Channel, proprio perché mi ha dato la possibilità di scegliere i titoli e di parlare di tutto quello che volevo senza aver nessuna indicazione da parte loro. Quindi libertà totale per un video, insomma, che spero possa piacervi.